Alessandra Celentano non ci sta alle critiche del web. La maestra della scuola di Amici, torna sull'argomento che ha diviso il web. Le polemiche intorno ad O Cancelletto Alessandra Celentano non accennano a placarsi, a poche ore di distanza dalla messa in onda di una nuova puntata del serale di Amici. La polemica è nata dopo che la nota coreografa aveva puntato il dito contro un'allieva della squadra blu, Lauren. La Celentano avrebbe definito la ragazza un po' in sovrappeso e quindi non pronta per la carriera di ballerina. Va detto che Alessandra Celentano non ha riferito alla futura ballerina di essere anoressica, ma bensì che da quando è entrata nella scuola più famosa d'Italia ha messo su qualche chilo di troppo e dunque l'ha invitata a ritrovare la sua forma fisica. Magari si avrà sbagliato qualche modo e qualche termine, ma il popolo del web non l'ha perdonata e si è scagliata contro la maestra di ballo, che ricopre anche il ruolo di giudice in quanto fa parte della commissione interna. Le polemiche non sono proseguite solo nel mondo social, ma anche all'interno delle due squadre attaccando e criticando aspramente la loro maestra di danza. Alessandra Celentano proprio in merito alle critiche ricevute ha ancora una volta puntato il dito contro le persone che l'hanno attaccata con testuali parole, ormai viviamo in un mondo di buonisti e quando si dice la verità accade questo. In ogni sport la forma fisica è tutto. Nessun ballerino professionale vorrebbe ballare con una partner non adatta perché si rischiano degli infortuni che potrebbero pregiudicare la carriera. E ancora ribatte, tutti i ballerini che hanno accettato i miei insegnamenti ed i miei consigli adesso lavorano per delle note compagne di danza, gli altri no. Duro scontro tra Heather Parisi e Alessandra Celentano. Sempre in merito al problema sollevato da Alessandra Celentano sulla ballerina Lauren, ha deciso di prendere la sua posizione anche Cancelletto Heather Parisi, la nota ballerina che fa parte della commissione esterna all'interno del programma. La ballerina ha dichiarato che durante la sua carriera non ha mai trovato dei professori che l'attaccassero per il suo aspetto fisico. Le dichiarazioni rilasciate porteranno sicuramente ad un nuovo round di botta e risposta. Nel frattempo una nuova puntata del serale di Amici è alle porte e sicuramente le dichiarazioni rilasciate da una e dall'altra parte lasceranno uno strascico di polemiche e chissà come reagirà la diretta interessata al centro della polemica. L'appuntamento è fissato per sabato alle ore 21:35 su Canale 5.